Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Amici all'ascolto, una buonasera da Massimiliano Sanza. Eccoci giunti alla metà della settimana dei notturni di Ameria Radio che abbiamo finora fatto sempre in diretta. Questa sera dedichiamo la puntata ancora a Ludwig van Beethoven. Nell'ascolto della Sinfonia numero 9 in Re minore, opera 125, corale. Questa è una delle più famose sinfonie che venne eseguita per la prima volta il 7 maggio del 1824 a Vienna. Come vi ho detto, fu l'ultima composizione del grande maestro tedesco e con ogni probabilità uno dei suoi più grandi capolavori. Per questa occasione, quella appunto del 7 maggio 1824, si costituì una grande orchestra diretta dal maestro di cappella del teatro viennese che ospitò l'evento, Michael Umlauf, e dallo stesso Beethoven. L'esecuzione di questa sinfonia lasciò la folla senza parole. La cosa più particolare che troviamo è l'inno alla gioia nell'ultimo movimento. È un inno, l'inno alla gioia, un'ode composta dal poeta tedesco Friedrich Schiller.
che ebbe grande fama, questa ode ovviamente, grazie all'utilizzo da parte di Beethoven della sinfonia in questo ultimo movimento, appunto il finale della nona, chiamato, come tutti sappiamo, l'Inno alla Gioia, è stato proclamato dal Consiglio d'Europa come inno europeo, simbolo dei valori di pace, libertà e solidarietà perseguiti dagli Stati membri. Oggi l'Inno alla Gioia è conosciuto come l'inno dell'Unione Europea. L'esecuzione di questa sera sarà della Filarmonia Orchestra diretta da Herbert von Karajan. I solisti saranno Elisabeth Schwarzkopf soprano, Marga Hofgen contralto e Ernest Effiger tenore. Il coro sarà il coro della Gesellschaft di Vienna. La registrazione è stata effettuata nel giugno del 1955. Auguro a tutti un buon ascolto e una buona notte da Massimiliano Sanza con i notturni di Ameria Radio.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Avete ascoltato i notturni di Ameria Radio, a cura di Massimiliano Sansa.